Ciao a tutti, eccomi qui con la mia To Be Read Summer 2017. Anche quest'anno vacanze in montagna, quindi pomeriggio al fiume a leggere libri cartacei e sera a casa a leggere libri sul lettore. Ho fatto, o meglio dire, ho aggiornato la mia lista libri in ordine di acquisto e ci sono tanti libri che ancora non ho letto, quindi voglio leggerli. Quindi parto da un libro che mi porterò via, che è Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice, è un libro recente, ma io non l'ho ancora letto. Poi La bastarda di Istanbul, che ho comprato lo scorso agosto, dopo la mia passione che mi è venuta per la Turchia e per Istanbul vedendo Shari Season. Il Sexy Club del Cioccolato. Comprato nel 2008, portato anche in vacanze Sardegna dove c'è anche un invito di una discoteca, ma mai portato a termine. Buonanotte amore mio che mi è stato regalato, ma non ho ancora concluso. Iago, vecchia lettura anche questa. Mentre questo è quello che voglio leggere con più interesse, ovvero L'ombra del vento di Zafon. Ne ho sentito stra parlare benissimo e penso che sia arrivata l'ora di leggerlo. Poi, questo libro mi è piaciuto anni e anni fa, ovvero nel 2008, quando sono andata a Roma per il matrimonio di una cara amica. Ho visto sul libretto del treno che parlavano di questo libro e quindi ho deciso di prenderlo, l'ho letto ed era molto divertente, quindi quest'anno ho voglia di rileggerlo perché so che è molto divertente. A me piacciono le saghe familiari, avendo io già comunque una famiglia un po' strana, molto divertente, mi piace. E poi il penultimo libro cartaceo che mi porterò è Le finestre sul confine, acquistato l'anno scorso, è un libro ambientato in Valchiavenna, precisamente a Chiavenna dove io sarò in vacanza e non vedo l'ora di leggere anche questo. Se il tempo non sarà bello, si starà in casa e mi porterò anche questo che è metà in italiano, metà in inglese per che ne so, magari aiutarmi e iniziare a leggere in inglese, boh. Mentre di sera avrò il mio bel reader. Attualmente sto leggendo La locanda dell'ultima solitudine, che penso comunque che lo finirò in pochi giorni. Dopo leggerò Destiny, che non so chi di voi ha già letto. Anche questo penso che sia una comunque lettura molto veloce, molto semplice. Poi leggerò, un attimo che lo trovo, Dietro ai tuoi occhi, ovvero l'ultimo thriller uscito pochi giorni fa edito da PM. Poi ci sono anch'io e voglio leggere anche io Absence. Se lo trovo, non lo trovo, eccolo. Voglio leggere anch'io Absence. Poi un bel libro che onestamente mi ha coinvolto il titolo, visto che Le vacanze di un serial killer, essendo io amante dei serial killer, ho detto perché non leggere un libro sui serial killer. Poi, sempre più vicino di Raul Montanari, di cui mi ha sì coinvolto la copertina perché è molto carina, e poi ho ascoltato una bellissima recensione fatta da una delle due gemelle, adesso non ricordo chi, su Mangiapagine. Poi ho L'amore addosso, sempre se lo trovo qua. Sara Lattaro. E poi ho un vario elenco ancora di libri che ho comunque messo tutti nelle book e saranno i libri che comunque porterò a fine entro la fine dell'anno, ovvero Shotgun Love Songs, Puerto Plaza Market, Parole in disordine, Il segno perfetto, More Than This, Se l'amore ci mette lo zampino,
Passenger e Traveler, di cui ho sentito parlare tantissimo bene, quindi non vedo l'ora, Non colpevole, e poi la trilogia The Queen of Tearling, The Invasion of Tearling e The Fate of Tearling. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, fatemi piace oppure commentate dicendo se anche a voi vi sono piaciuti. Se avete letto qualcuno dei libri che dovrò leggere io quest'estate, scrivetemi sotto se vi sono piaciuti e buone vacanze a tutti!